Odossio, sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale. Ebbene sì ragazzi, oggi siamo su Trollface Quest 4. Mi raccomando, spolliciate, altrimenti siete delle cattive persone. Iniziamo alla grande con un filmato riguardante le Olimpiadi, miei cari amici. Vediamo cosa succede. Ci hanno spento la fiamma olimpionica. Ed eccoci qua nel primo livello. Vediamo cosa succede. Che culo, ho indovinato al primo tentativo. Siamo un cecchino con una mira davvero misera, quindi abbiamo constatato che non dobbiamo cliccare lì e nemmeno nel bersaglio. Quindi cosa dobbiamo fare? Ma raga, oh, aspetta, si sposta così? Se sbaglia anche da questa distanza. Ok dai, ce l'abbiamo fatta. Attenzione. Un moschettiere contro un pupazzo di neve. Chi vincerà? Secondo me il pupazzo di neve. Avevo ragione. Però non dovevamo fare questo, purtroppo. Clicchiamo sul moschettiere. Ah, schianta ugualmente. Raga, si può spostare la nuvola. No, che genialata. Attenzione, abbiamo un piccoletto contro uno bello grande. Ma soprattutto da notare la faccia di quest'uomo. Allora, clicchiamo su di lui. Ah, bene. Allora, clicchiamo su di lui. C'era da aspettarselo. Non è che dobbiamo cliccare sul pubblico. No. Che cazzo? Allora, siamo giunti. Ma che cazzo? Oddio, che cos'è? Non riesco a cliccare. No, fermo. Raga, anche questo livello l'ho finito a caso, sinceramente. Siamo uno sciatore. Vediamo un po'. Bene. Oh, raga, ho tenuto cliccato stavolta ed è volato via invece di atterrare nella neve. Ormai il trucco di Trollface Quest è quello di tenere premuto quando vedi che cliccando non succede niente e perdi livelli. Ok, ora siamo un Usain Bolt. Vediamo un po'. Allora, se clicchiamo su sto cartello non succede un accidenti. Clicchiamo su di lui e abbiamo perso così a caso. No, ma la cosa più bella di questo livello è lui. Vedete, raga, ve l'avevo detto. Ormai i Trollface Quest non si basano più sul cliccare semplicemente. Tiro a piattello, attenzione. Vediamo un po'. Ai, dobbiamo tenere premuto. No, questa volta non funziona quella tecnica. Allora, dobbiamo cambiare CD. Che dobbiamo fare? Ah, voi vedete che dobbiamo sostituire. Che devo fare? Allora, forse la dobbiamo buttare via proprio. Ma non si butta via. Ah, ecco. Lo immaginavo che avrebbe lanciato questo dischetto. Ok. Questo è un venditore di doping. Attenzione, stiamo barando alle Olimpiadi. Non va per niente bene. Quindi. Ah, cioè, questo è morto direttamente con il doping. Oh, attenzione. Ma che cazzo? Quindi dobbiamo cliccare su questi puntini? Mi sa di sì. Mamma mia. E voi vedete che ora devo prendere quella pillola di prima? No, raga, dovevamo fare qualcos'altro. Allora, quindi, diamogli di nuovo tutte le pillole. No, raga, guardate un po', forse... Ecco, lo sapevo. Cioè, guardate dove l'avevano messo, in mezzo alla D. Quindi ora devo far cadere il barattolo e prendere la pillola? No, raga, però che palle. Ok, siamo di nuovo al punto di prima. Dopo aver osservato per bene, ho visto che... Guardate dov'è la pillola. Sul cappello di questo dannato. Ci siamo addirittura trasformati in una donna. E questo sarebbe il doping, ragazzi, trasformarsi in una donna di Halloween. Ok, dobbiamo fare il salto con l'asta. Cioè, no, non ricordo come si dice. Comunque avete capito cosa intendo. Ma di sicuro non dovevamo fare in quel modo. Se clicco qua il pubblico mi acclama. Forse devo farlo saltare mentre il pubblico lo acclama? No, a quanto pare no. Quindi sul pubblico non dobbiamo cliccare. Sull'asta o quel che non dobbiamo cliccare. Nemmeno su di lui. Allora dobbiamo cliccare da qualche altra parte. Cos'è sta a fare? Raga? Ora dovrebbe riuscire a saltare, quindi. Ehi, addirittura è volato in paradiso. Attenzione, ora dobbiamo fare un tuffo dal trampolino. Dai, pubblico, acclamami. Ma da notare, lui. Vai. No, non era questo ciò che dovevamo fare. Raga, e quindi... Boh, non ho capito sinceramente. Aspetta, ma quindi in base al pubblico che acclama il tizio lui fa delle cose. Ecco, lo sapevo. Perché quando prima mi sono tuffato senza aver fatto acclamare il pubblico, si è tuffato subito così a caso. Invece quando ho fatto acclamare il pubblico ha fatto quelle posizioni strane. Non pensate a male. No, questa volta dovevamo sparare con la pistola invece del cecchino. Lui ci ride dietro.
È alla stessa mira del cecchino di prima questo tizio. Eh? Ma... No! L'ho fatto a caso! Attenzione, abbiamo un'altra gara di corsa. Ah, non dovevamo fare così. In questo livello la cosa più figa è lui. Allora, ho imparato che... No! Vuoi vedere che mo si abbassa? No, pensavo che si abbassasse. Allora, oltre a cliccare qui, dovevamo fare qualcos'altro? Era proprio il tizio di cui vi parlavo prima la chiave di questo livello. Non ci credo. No, che genialata. Allora, io vedo un tizio molto basso che deve saltare su questo affare. Ecco, immaginavo che andasse a finire così. Cosa vedo qui? Una stella? No. No, ma... No, regà, ma ormai quelli di Troll Face Quest sono proprio bravi a fare cose senza senso. Attenzione, abbiamo un uomo intento a fare attività fisica. Vediamo... immaginavo che non sarebbe riuscito ad alzare questo affare. No, regà, se bastasse questo per diventare forzuti, lo farei anche io. E quindi ora dovrebbe alzarlo tranquillamente. Ebbene sì, e siamo giunti al livello 16. Ah, ok, non dovevamo fare così. Quindi che dobbiamo fare? Aspetta, mi era uscita una mano qua. Ah, ecco, dobbiamo far cadere tutti. E ora dobbiamo cliccare, ecco. Immaginavo che dovevamo fare così. Allora, attenzione. A casissimo, raga. Livello 18. Abbiamo un tizio al primo posto molto forzuto. Un tizio che sembra un ladro al secondo posto. E abbiamo lui che è molto triste al terzo posto. Quindi, vedete che dobbiamo far andare lui al primo posto? Immaginavo. Siamo giunti al livello 19, che credo sia... Bene. Dicevo che credo sia il penultimo. Cosa dobbiamo fare? Se clicchiamo su di lui, schianta a terra e crepa. Allora, sulla fiamma non si può cliccare. Su staffare però sì. Che devo fare? Glielo devo dare? No. Ma quindi che cavolo dobbiamo fare con sta cosa? Non è che dobbiamo... Ecco. Voi vedete che... No, in realtà non immaginavo che dovesse andare lì la fiamma, però almeno abbiamo superato il livello. Credo che siamo giunti all'ultimo livello. Vomita così a caso il tizio. Quindi che dobbiamo fare? No, decisamente non dobbiamo fare questo. Allora, se butto giù l'acqua non succede niente. Se il tizio vomita non succede niente. Questo ride solo, quindi che cavolo dobbiamo fare? Aspetta, che è successo? E quindi... Sì, ok, accendiamo il ventilatore, ma non cambia nulla. Boh, ricapitolando, se facciamo vomitare il tizio non succede niente. Se gli facciamo buttare l'acqua non succede niente. Questo ventilatore non serve a niente. Quindi che cazzo dobbiamo... Che cazzo è successo, raga? Siamo giunti al filmato finale, vediamo. A quanto pare questo tizio ha vinto molte volte ed è arrivato al primo posto. Poi è diventato un alcolizzato. Un finale da Oscar strappalacrime, devo dire. Comunque, ragazzi, con questa canzone in sottofondo possiamo anche terminare questa puntata di Troll Face Quest 4. Mi raccomando, lasciate tantissimi like, commentate, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, condividete il video con i vostri amici e seguitemi sui vari social network che trovate in descrizione, che sono Facebook, Instagram e Snapchat. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!